Ma quante volte ci hanno detto potresti fare il modello o la modella? Ovviamente a me lo hanno detto mai nella vita proprio. Così ho sempre pensato che per fare i modelli bisognasse essere bellissimi, affascinanti, alti, ma mi sono reso conto ultimamente che non è sempre così. Specialmente per le modelle. Alcune sono davvero particolari e molto diverse da come vi aspettereste debbano essere delle modelle. Più che altro sono alcune loro caratteristiche personali che fanno riflettere. Insomma, ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova top dove vedremo tante cose interessanti che vi lasceranno senza parole, spero. E chi lo sa, magari vi verrà pure voglia di diventare celebrità da passerella. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti per un mondo di offerte da parte di Amazon e tanti altri siti, seduraiatevi e cominciamo. Molly Bayer. Attualmente ha 22 anni e vedendola in giro non direste di sicuro sia una modella. È americana ed è conosciuta molto in sfilate che si tengono in primavera e estate. Dal 2015 precisamente ha cominciato a far parlare di sé anche su internet. È nata in Filadelfia e veniva criticata e presa in giro dagli altri bambini per l'altezza, che ad oggi è arrivata a 1,90 m. E per il volto. L'avevano nominata Goblin. Una caratteristica su cui colpivano veramente duro era il suo monociglio. Ma tutto questo non l'ha buttata giù, si è impegnata ed è cresciuta con principi sani, senza cadere in depressione. Si è impegnata così tanto da riuscire ad andare in prima pagina nella rivista Vogue. Tutto ciò per cui ha sofferto da piccola l'ha resa ciò che è oggi. I suoi difetti sono diventati il suo punto forte. Le testate giornalistiche ne parlano ancora ora molto spesso e ha già sfilato e continua a sfilare per nomi importantissimi, tipo Prada, Moschino, Chanel. E ovviamente guadagna moltissimi soldi. Alla faccia di quelli che la prendevano in giro, la vendetta migliore è diventare qualcuno a quanto pare. Andrea Peik. Alcuni capiscono di essere nati in corpi che non gli appartengono per niente, come Andrea Peik. Lei è una modella e attrice bosniaca naturalizzata australiana. È conosciutissima nel mondo per essere una modella transessuale. Prima era un uomo e nel 2014 aveva eseguito un'operazione per diventare veramente se stessa. Prima di diventare famosa, la sua infanzia è stata davvero travagliata. È nata in Bosnia nel 1991. A causa della guerra si è dovuta trasferire a Belgrado in un campo profughi, dove ha vissuto fino al 1999 con la madre e il fratello. Nel 1999, appunto, la famiglia è andata in Australia, riuscendo ad ottenere il permesso per rimanere come rifugiati politici. Come avrete visto, non ha avuto vita semplice, ma si è sempre data da fare. Quando era un maschio riusciva comunque ad indossare entrambi i generi di vestiti e sembrare naturale, come se fosse adatta a poter sfilare in qualunque passerella. È stata scoperta poco prima dei 17 anni da un agente, mentre lavorava in un McDonald's. Da allora è cominciata la sua scalata. Pensate che nel 2011 è arrivata tra i migliori 50 modelli maschi, nel sito models.com, e sempre nello stesso anno è stata classificata al 98esimo posto dalla rivista FHM, nella lista delle 100 donne più sexy del mondo. Quest'ultima cosa è stata criticata moltissimo. A quei tempi non aveva ancora fatto l'operazione per diventare completamente femmina e quindi molti non capivano perché inserirla. Ha creato molto scandalo e questo è stato fondamentale per il successo. Alla fine del 2014 si è decisa completamente a cambiare, da una vita da rifugiata fino al successo come modella famosa e conosciuta ovunque ormai. Anche in questo caso sembra l'impegno ci fosse. Che dite? Come vi sembra come persona? Fatemelo sapere assolutamente nei commenti. Masha Tielna. Si tratta di una modella ucraina di 27 anni, anche lei abbastanza alta con 1,80 m. Come potete già notare, è nota moltissimo per i suoi enormi occhi azzurri, davvero inusuali e diversi da quelli delle altre modelle. È famosa anche per il modo di comportarsi e il viso in generale. Sempre molto seria e elegante, è stata scoperta nel 2007 mentre camminava per il mercato locale del paese. Un agente di moda le aveva chiesto se poteva scattarle delle foto, perché era rimasto affascinato dai suoi occhi. La madre all'inizio non era proprio convinta. Insomma, uno a caso che vuole farti delle fotografie poteva benissimo essere solo un molestatore. Ma dopo aver guardato il biglietto da visita e verificato il tutto, avevano deciso di accettare. Ed era stata la scelta giusta. Qualche mese dopo fece il suo debutto. Spesso è finita nelle copertine di riviste importantissime. Ovviamente il successo porta anche qualche hater. Più di una volta la sua agenzia è stata criticata per aver fatto salire una ragazzina in cima soltanto per via dei suoi occhi. In tante hanno occhi del genere, quindi perché lei è lì?
Beh, queste critiche infondate non hanno mai trovato risposta. Non erano degni di ciò, visto che la ragazza ha sempre detto di essersi impegnata al massimo come altre modelle, imparando i fondamentali e mangiando come si deve. Non sono solo gli occhi. Il suo modo di camminare, la serietà e l'alone di mistero dietro alle sue foto le hanno permesso di diventare qualcuno. Anche in questo caso chiedo a voi di scrivermi nei commenti cosa ne pensiate. E piccolo quiz prima di andare avanti in questa classifica. A quale film Pixar si riferisce questa sequenza di emoji? La risposta non è difficilissima, sono sicuro che ce la farete, noi andiamo avanti. Winnie Harlow. Come detto nella intro, essere una modella non vuol dire solo avere il fisico giusto, ma sono tanti altri i fattori che servono. La prova vivente di ciò è sicuramente Winnie Harlow. È nata nel 1994 a Toronto, in Ontario. All'età di 4 anni le è stata diagnosticata la vitiligine. La pelle di un soggetto affetto da questa malattia si caratterizza per la presenza di macchie bianche in varie parti o circoscritte in zone precise del corpo. Non è sicuramente una cosa bellissima perché, come potete vedere, rovina davvero molto una persona esteticamente. Specialmente per le donne è una malattia molto fastidiosa. Quindi avrete anche capito che l'infanzia di Winnie non deve essere stata delle migliori. Veniva insultata spesso a scuola, con nomignoli tipo zebra o mucca, ed era costantemente vittima di bullismo. Cioè, oltre a combattere con la sua malattia, doveva anche sopportare persone che non avevano di meglio da fare che far soffrire gli altri. Addirittura ha dovuto cambiare scuola varie volte, fino a mollare le scuole superiori del tutto. C'era stata una volta in cui aveva pensato pure di togliersi la vita. È stata scoperta dalla supermodella Tyra Banks su Instagram. E in seguito è diventata una delle 14 finaliste della 21esima edizione dell'America's Next Top Model nel 2014. E finalmente da lì le cose hanno cominciato ad andare bene. Ha posato come modella per il marchio di abbigliamento spagnolo Desigual, diventando la ragazza immagine del loro marchio. Le persone amano la sua storia e il suo modo di fare. Così tanto che anche molte famose celebrità avevano deciso di inserirla nei loro video musicali, tipo Eminem, Beyoncé o Calvin Harris. Ora è riconosciuto ovunque e partecipa solo alle più importanti sfilate di moda. Anche lei ha avuto la sua vendetta nel miglior modo possibile, devo dire, e aiuta il più possibile anche le persone che sono affette dalla sua stessa malattia, sapendo benissimo cosa si prova e quanto può essere dura. Melanie Gaydos. Alcune modelle sono conosciute per la loro inusuale bellezza, e a detta di molti critici hanno rivoluzionato l'industria, come Melanie Gaydos. È nata nel 1990 in Connecticut, e ha un'altezza di 1,60 m. Tutto nella norma fin qua, tranne il fatto che è una rara malattia, la displasia ectodermica. Non è una cosa da niente, assolutamente. Ha un ostacolo di quelli belli grossi da superare. La patologia ha impedito ai suoi denti, pori, unghie, cartilagini e ossa di svilupparsi. Inoltre la ragazza è parzialmente cieca e soffre d'alopecia, un'altra malattia bruttissima che le ha fatto perdere i capelli. Ha provato a portare una dentiera ma poi ha rinunciato, affermando di riuscire a mangiare senza denti. Ha rifiutato ogni genere di chirurgia per modificare il corpo o indossare una parrucca, perché crede fermamente in se stessa e nella sua bellezza unica. Quando era una studentessa di arte in un istituto a New York, si è avvicinata per la prima volta al mondo della moda facendo foto giusto per divertimento, che però non sono passate inosservate. Da lì ha sfondato ovunque sul pianeta, addirittura ha partecipato anche in molti film. Pixie Fox. È una modella di 29 anni svedese che faceva l'elettricista prima di cominciare per gioco a cambiare il suo corpo per diventare una Barbie umana. L'ex fidanzato le aveva proposto tanti anni fa di rifarsi il seno e lei aveva accettato. Questo le ha aperto un mondo intero. Ha trovato una sua passione, rifarsi qualche parte del corpo per diventare più bella. Non capisco bene cosa ci sia di bello e perché il ragazzo, che in teoria avrebbe dovuto amarla nel bene e nel male, le abbia chiesto di cambiare se stessa. Però se a lei è andata bene, meglio così. Comunque si è sottoposta negli anni a 200 interventi da allora, tra cui uno agli occhi per cambiare colore e un altro pure per rimuovere 6 costole. Oddio, ma è una cosa fattibile, mi viene male allo stomaco, che coraggio! E proprio quest'ultimo intervento l'ha resa famosissima. Molte persone lo fanno per necessità quando hanno dei problemi, lei lo aveva fatto solo per bellezza. In totale ha speso più di 500.000 euro per diventare una Barbie. Ha lasciato così il suo lavoro da elettricista e ora vive a Los Angeles insieme a Justin Jedlicka, un altro appassionato di operazioni chirurgiche, diventato famoso come uno dei Ken umani. Insieme stanno nella stessa agenzia di moda, la Plastic and Proud, che si occupa di dare visibilità a persone specialmente rifatte.
Prima di finire, eccovi la copertina. In realtà sembra sia solo un grosso fake, ma una cosa è vera, esistono nel mondo anche delle modelle gemelle siamesi. Sfortunatamente non sono molto conosciute per la maggior parte, perché la loro vita non è così longeva in tanti casi. Su internet quindi è difficile trovare notizie del genere. Con questo concludiamo. Essere una modella significa tante cose e non soltanto mangiare poco cibo e saper camminare. Alcune persone nel mondo, grazie alla loro bellezza inusuale, sono riuscite ad arrivare dove sono e hanno combattuto con tutte le loro forze contro persone che volevano solo buttarle giù. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.